gocce di sangue. Su, da questa parte, Fanta e Foxy. Aspetta un attimo. Sono così stanca. Non ce la faccio a correre ancora. Ho bisogno di una pausa. Foxy è in pericolo, dobbiamo andare. Mi puoi dire perché sono così stanca? Hai ballato per tutta la notte a quel finto ristorante chiamato il Girasole. Golden Freddy ti ha ipnotizzata e eri diventata una ballerina da, come si dice, strip club? Ah, non di nuovo, uffa! Mi dispiace tanto per quello che è successo a Mr. Hippo. Mi sono voltata e l'ho visto a terra, ma non potevo fermarmi. Quindi tu sai diventare invisibile? Sì, esatto. Oh, guarda, c'è una grotta lì. E c'è anche una luce. Oh, forse è lì che c'è. Foxy, andiamo! No, fermo, fermo, nasconditi! Ehi, mucca, torna subito dentro! Il capo non è ancora arrivato! Phew, meno male che mi hai fermato, Phantom Foxy, grazie. È lì che stanno tenendo in ostaggio Foxy. Anche per me. Andiamo. Diventiamo invisibili. Dammi la mano. Ok. Tienimi sempre stretta la mano, va bene? Così non ci perdiamo. Va bene. Mi fido di te, piccola volpe. Ma ce l'hai un nome? Non me lo ricordo. Sì, lo so, ci stai impegnando tanto, Però è andato sulle alte montagne. Da qualche parte, non lo so. Io adesso sto controllando una cosa. Ciao, Foxy. Ehi, Phantom Foxy. Sì, che cosa c'è? Quella maga. Quella si chiama Bad Juju. È lei che ci ha ingannato. Quella maledetta schifosa. Sì. Foxy, l'ultima volta eri un tipo che parlava tanto, no? Ehi, hai qualcosa da dire adesso? Golden Freddy l'ha reso muto. Oh mio Dio, non sai parlare adesso, Adesso non dici più nulla, Ora tu sei al servizio di Golden Freddy. E poi anche mio, esatto. Nah, non tu, mucca. Sei proprio un pirla, Foxy, Ci hai creduto veramente. Smettetela! Di chi è questa voce? Sai che quasi quasi la riconosco. Phantom Foxy! Sei tu? Dove sei? Cercatela! Ci ha scoperti, scusa! Non ti preoccupare! Cosa facciamo adesso? Dobbiamo... Scappiamo! Via! Aspetta, ti prego! Sei troppo veloce, per favore! Oh, cavolo! Attento! Dietro di te! Cosa? Dov'è finito? Dov'è finita anche Phantom Foxy? Mucca! Foxy! Dividiamoci! Siamo arrivati, ragazze. È qui il posto. Ma Pinguino, ma tu che ne sai? Sei sicuro? Sì, ne sono sicuro. Guarda attentamente su quella roccia. C'è una X segnata sopra. Siamo qui. Firmato la piccola volpe. E chi è, scusa? Non lo so neanch'io, ma ci sta aiutando. Perciò non perdiamo tempo, ragazzi. Andiamo a salvare Foxy. Giusto! Ehi, c'è qualcuno? Silenzio! Ma dove siamo? Mi sa che abbiamo preso una strada sbagliata. Non lo so, ma siamo finiti dentro un ufficio. Fishface, guarda che cosa c'è su quel portatile. Perché c'è il nome di Mr. Hippo qua? Lista degli stolti. Mr. Hippo? Ucciso. Ghostface, ucciso.
Fountain Foxy, scappata. Aspetta un attimo, Golden Freddy tiene conto di chi ipnotizza. Ragazzi, venite qui per favore. Che succede? Non so voi, ma questo tipo è ossessionato dagli orologi. Guardate, sono di tutti i tipi. Soprattutto nuovi. Facciamo delle foto e mandiamo le prove dritte dritte a Chase e Judy Hopps. È un'idea grandiosa, Tartosso. Finalmente utilizzi bene il tuo cervello, eh? Ma io ce l'ho un cervello? Non lo so, però forza, mandiamo le prove. Voi non farete un bel niente. Che cosa ci fate? Nella stanza preferita del boss? Per fortuna che non mi ha sentito. Cos'è questa roba? Delle casse? Un microfono? Come avete fatto ad entrare nel laboratorio di Golden Freddy? Mi sa che la vostra sicurezza fa proprio schifo. Esatto. Tu! Eh? Fountain Fox, anche tu sei qui? Ma... Molto bene. Mucca Foxy, catturateli! Io non ho paura! No! Yeah! È qui per voi la piccola volpe? Ti sei dimenticata di me, Bad Juju? Oh sì! Sentite il ritmo! Yeah! Oh sì! Ma che razza di posto è questo? Io proprio non lo so, ma è così strano. Di laboratorio ce n'è davvero poco, soltanto quelle stanze là. Ma è una gestione veramente schifosa. Ma perché le stanze fanno così schifo? Ed è proprio lezzo. Proprio come te, Bad Juju e la mucca Mannara. Ma che schifo fate! Oh oh oh! A quanto pare odi il rumore, eh? No! Attacchiamola! No! Dove credi di andare? Ci penso io, calcio! Vai, piccola volpe! Continua a suonare e cantare! O qualsiasi cosa stai facendo! A quanto pare il rumore fa male a voi ipnotizzati, eh? Mi spiace! Devo scappare! Devo fuggire da qua! La piccola volpe... Ehi, carissimo! Non gridare così forte, mi raccomando, eh! Foxy! Sei tornato normale! Tesoro! Dobbiamo andare via da questo posto, forza! Ce l'abbiamo fatta, amico! Eh sì, mi avete salvato! Andiamo, forza! Quella? Sì, è la mucca Mannara. Io e i miei amici l'abbiamo stesa. Portatela via. Non lo so, tipo in fattoria... per criminali. D'accordo. Chase, aiutami, forza! Eh? Freddy Fazbear! Anche tu qui? Sì. Dov'è mio fratello? Freddy! Foxy! Oh, sono così felice di rivederti! Anch'io. E tu chi sei? Oh, ciao! Io sono Freddy, il fratello di Foxy. Lo sai, Freddy? Loro due mi hanno salvato. Ma penso che sia tutto merito di questa coraggiosissima volpe. Come ti chiami? Non lo so. Ehi, ciao. Io, Struzzi e Freddy veniamo da una brutta esperienza sulle montagne. Big Patch ci ha traditi. E ha pugnalato Nightmare Bonnie.
Oh, quel maledetto porco. Non mi sono mai fidato di lui. Davvero? Certo, era così strano con quel suo sorta di accento fasullo inglese. Già. Forse è stato ipnotizzato. No, Phantom Foxy. Quando l'ho affrontato sulla neve, era sveglissimo. È tutto sotto controllo. Snapshot e Swarm sono venuti e hanno portato via la mucca mannara. La stanno portando da qualche parte. Intendi nei nostri laboratori di ricerca, giusto? Esatto. Lì forse la mucca ritornerà ad essere una vera mucca. Molto bene. Ma Phantom Foxy, piccola volpe, c'era qualcun altro con voi? Intendi al laboratorio di Golden Freddy? Dov'è finita Bad Juju? Bad Juju? Perché non sono al mio laboratorio? Per favore non si arrabbi. Foxy è tornato normale. La mucca mannara è stata sconfitta. Ci hanno teso una trappola. Che cosa? E tu hai aspettato così tanto tempo per teletrasportarmi? Sono stato su delle montagne innevate. Faceva freddissimo. Hai fallito! Non sei per niente affidabile. No! Ho la vittoria in pugno. Rockstar Freddy sta per tendere una vera trappola a Twisted Wolf. Eccola qua! Ma è morta! Cavolo, hai ragione! Questi segni. È stato Golden Freddy. L'ha uccisa strangolandola con la sua tenaglia. Ah, uccide anche i suoi scagnozzi, quello là, eh? Esatto. Eh? Non sarà che forse si è diretto verso Animatronic City? Ucci, ucci. Sento odor di intrusi.